Per festeggiare a dovere la ricorrenza del 1° maggio, festa dei lavoratori, e onorare tutti quei professionisti che operano nel territorio bellunese senza sosta, vi proponiamo un appuntamento speciale da noi realizzato nelle tenebre della notte. Andremo a conoscere 3 realtà che al tramonto non cessano la loro attività, ma anzi la intensificano per rendere più sicura la città e più piacevole il risveglio della popolazione. Dapprima i carabinieri che con le loro pattuglie controllano il territorio, specialmente nelle ore notturne. Ci siamo fatti spiegare cosa succede nella caserma di Belluno nel tempo che precede l'alba. I 2 carabinieri impegnati nel servizio di pattuglia hanno al seguito il materiale di infortunistica stradale per la rilevazione degli incidenti stradali. Sono anche dotati dell'apparato etilometro per la rilevazione del tasso alcolemico nel sangue dei conducenti. Spazio poi ai vigili del fuoco, sempre pronti a intervenire in emergenza anche e soprattutto nell'oscurità. L'automezzo speciale per eccellenza, l'autoscala, che serve per raggiungere le posizioni in quota e consentire che gli operatori portino soccorso a persone intrappolate, ed anche in effetti con la scala, sviluppando la scala, ne possano consentire l'evacuazione. Non solo sicurezza e controllo tra i lavoratori notturni, anche il fornaio che con la sua maestria arricchisce le nostre tavole e addolcisce la nostra giornata. Questa attività l'ho aperta una decina di anni fa, ho un'esperienza di 40 anni con la mia famiglia, con mio padre e i miei fratelli. Dopo ho deciso di staccarmi, ho fatto una scelta più che altro avevo un'idea particolare sulla panificazione e ho deciso di aprire una piccola attività. Il nostro racconto, intitolato Professionisti della Notte, verrà messo in onda mercoledì 1° maggio alle 13, alle 19.30 e alle 22.30.